Eccoci qui, bentrovati cari studenti della LUCS, l'Università della Conoscenza. Siamo arrivati alla conclusione del terzo corso della nostra bella LUCS, qui su Focus 3.0, il mistero della vita. Abbiamo iniziato al mese di aprile del 2020, abbiamo fatto il primo corso, poi abbiamo iniziato il secondo nell'autunno e poi abbiamo iniziato il terzo, che abbiamo concluso pochi giorni fa. Quindi siamo arrivati alla conclusione del primo triennio della LUCS e, come succede in tutte le università, diciamo che possiamo licenziare i primi diplomati, no? I primi laureati con laurea breve, insomma. Ci piace simpaticamente pensare questo. Certo, l'intento nostro non era quello del procurare un titolo, che peraltro non avremmo potuto garantire, data la condizione in cui noi svolgiamo, ecco, queste nostre lezioni, ma sicuramente l'intento nostro era quello di portare conoscenza, da cui il nome LUCS, l'Università della Conoscenza. Però di certo ci sembrava simpatico poter concludere questo triennio tutti insieme, e tutti insieme, soprattutto quei tanti allievi che ci hanno seguito in questi 3 anni, poter condividere appunto insieme questo momento e creare un appuntamento che ogni anno, quando verranno insomma diplomati dopo un triennio, ecco, di ciclo di studi e di conoscenze, potremmo mantenere questo appuntamento, ripeto, ogni anno, come succede, no, in tutte le università dove ci sono queste sessioni dove si conclude un ciclo. Quindi noi vogliamo inaugurare con questa mia diretta in qualità di vostro rettore virtuale, come dico sempre simpaticamente, sono il vostro ghost rettore, ma ci tenevo a creare questo momento insieme. E veramente ve lo voglio dire con il cuore, grazie perché avete risposto così numerosi alle nostre lezioni. Io non dimenticherò mai quanti siete stati in quella primavera del 2020 che ha scioccato tutti e ha tenuto tutti a casa, e in quanti al pomeriggio alle 3 seguivate tutti i giorni le lezioni della LUCS. E quindi, cioè, creeremo un momento di conclusione fra poco, come potrete vedere, con una lettura importante. Noi siamo l'Università della Conoscenza e allora ho pensato di mostrarvi e di leggere poi tutti insieme a me, leggetelo dalle vostre case o da dove siete, insomma, come momento di unione e di intenti di quello che è stato il nostro percorso. Ho scelto questa invocazione universale, che è come una sorta di preghiera che riguarda tutti gli uomini, che non è legata a nessuna religione, nessun credo particolare, ma è un momento di grande riflessione su quello che dovrebbe essere poi la nostra scelta nel vivere il nostro tempo, ricordando quelle che sono davvero le cose più importanti da fare. Ma lo vedremo dopo, perché prima di tutto io voglio ringraziare i nostri docenti, i docenti che ci hanno accompagnato e che ci hanno permesso di realizzare questo grande momento di crescita, no? E quindi, cioè, io inizierei a ricordare Paola Giovetti, che nel primo anno e nel secondo ha insegnato storia dei grandi iniziati. Poi l'anno scorso, cioè questo ultimo anno, abbiamo fatto incontri con il mondo dei misteri, ecco, abbiamo cambiato la disciplina e quindi voglio ringraziare molto Paola. Voglio ringraziare Enrico Ruggini con la sua storia del Cerchio Firenze 77, dove ad ogni lezione ci ha letto e commentato, no? E tutte le pubblicazioni del Cerchio Firenze 77. Voglio ringraziare i nostri docenti di teosofia, in primis la Mirella Balla, che ha insegnato nel primo corso, e poi dopo Antonio Girardi.
che ha appena concluso questo nostro ultimo anno accademico. Voglio ringraziare Bernard Rouge con la sua docenza sull'educazione alla percezione del mondo invisibile. Voglio ringraziare Giorgio Di Bitonto e Pamela Pintus con i loro insegnamenti sulle leggi cosmiche dell'amore e della fraternità. Voglio ringraziare Hilde Genoese, che nel primo anno ha insegnato storia della metafonia. Voglio ringraziare Giacomo Bonaveglio, anche lui è stato uno dei pionieri nel primo anno, ha insegnato storia dei Veda e della Bhagavad Gita. Voglio ringraziare Tiziano Bellucci con i suoi insegnamenti sull'antropologia di Rudolf Steiner. Regina Zanella, che ci ha parlato della scienza e della filosofia dello spirito. Mara Makri, che ha concluso anche lei l'ultimo anno accademico con la metafisica, insegnando metafisica, la scienza di Dio. Voglio ringraziare Giovanni Pelosini con la storia della tarologia, molto molto preparato. Guido Rossetti con la numerologia archetipica. Noi, grazie a tutti questi docenti, abbiamo potuto in questi anni darvi l'opportunità di fare dei percorsi nel mondo della ricerca, no? Del mistero e della spiritualità. E quindi veramente grazie, grazie infinite a tutti questi nostri docenti, molto preziosi, molto qualificati, e naturalmente grazie, grazie a voi. Ecco, io concluderei questo nostro momento con appunto la lettura dell'invocazione universale. Adesso io vi voglio mostrare quello che ha scritto Alice Bailey, che è stata una delle protagoniste dopo la fondatrice della teosofia Elena Petrovna Blavatsky, e voglio leggervi e vi mostro, così poi lo potrete anche voi conservare. Ecco. Qual è il significato di questa grande invocazione, no? Di questa invocazione universale, dove lei dice: questa invocazione o preghiera non appartiene ad alcuno, né ad alcun gruppo, ma a tutta l'umanità. La bellezza e la forza di essa stanno nella sua semplicità e nel suo esprimere certe verità centrali che tutti gli uomini accettano in modo innato e normale. La verità che esiste un'intelligenza fondamentale cui vagamente diamo il nome di Dio, la verità che dietro ogni apparenza esterna il potere motivante dell'universo è l'amore, la verità che una grande individualità dai cristiani chiamata Cristo, venne sulla terra e incorporò quell'amore perché potessimo comprendere. E questo è un passaggio molto importante, potessimo comprendere. La verità che sia amore che intelligenza sono effetti di quel che viene detto il volere di Dio. E infine l'evidente verità che solo per mezzo dell'umanità stessa il piano divino troverà attuazione. Ecco, diciamo che questi sono i presupposti di questa grande invocazione che adesso vi voglio mostrare e che io vi invito a leggere insieme a me. Sapete, all'università, ad esempio, di medicina, quando ci si laurea, si legge il giuramento di Ippocrate, no? Ecco. E io direi che noi potremmo usare questa grande invocazione come, cioè, un nostro giuramento umano, esistenziale, di intenti nel vivere questo nostro tempo, di questa nostra vita. Ecco, allora, io ve l'ho mostrato. E quindi se ovviamente se avete piacere lo potete leggere a bassa voce, ad alta voce, come volete, ma direi creiamo questo momento che ci unisce tutti. Io non so quanti siete, alcuni li conosco, tanti non li conosco, tanti
scrivono, commentano, quindi c'è questa opportunità di incontro, ma so che tanti seguono anche se appunto non scrivono commenti. Ecco. Allora sarebbe bello riuscire a creare questo momento in cui in modo invisibile riusciamo ad essere tutti quanti in una grande aula, come se fossimo in una grande aula magna di un rettorato dove vengono attuate appunto le cerimonie, la cerimonia della laurea. Ecco. E allora leggiamo insieme questa invocazione universale che sarà un punto di incontro e di unione fra tutti noi. Allora, dal punto di luce entro la mente di Dio, affluisca luce nelle menti degli uomini, scenda luce sulla terra. Dal punto di amore entro il cuore di Dio, affluisca amore nei cuori degli uomini, possa Cristo tornare sulla terra. Dal centro ove il volere di Dio è conosciuto, il proposito guidi i piccoli voleri degli uomini, il proposito che i maestri conoscono e servono. Dal centro che viene detto il genere umano, si svolga il piano di amore e di luce e possa sbarrare la porta dietro cui il male risiede. Che luce, amore e potere ristabiliscano il piano divino sulla terra. Ecco, io trovo che questa grande invocazione davvero ci dia l'opportunità di poter ricongiungerci intimamente a quella che è la nostra vera origine. Come io dico sempre, siamo principalmente delle creature spirituali che stanno vivendo un'esperienza materiale, umana, ecco, e che ci possa far ricordare sempre chi siamo, no? E quali sono i veri obiettivi che noi dovremmo cercare di perseguire nelle nostre vite. Allora, complimenti a tutti voi neolaureati che per 3 anni avete seguito queste nostre lezioni della Lux. Benvenuti a tutti i prossimi studenti della Lux che riprenderà le sue lezioni nel mese di ottobre. E ancora grazie, grazie a tutti quanti. Ci rivediamo dopo la pausa estiva, sempre qui su Focus 3.0, il mistero della vita, nella nostra Lux, l'Università della Conoscenza. E lunga, lunga, lunga vita alla nostra Lux. Grazie a tutti.